il Partito Socialista non ci sono di aiuto. Qualche giorno fa Berlusconi ha detto che contro il suo governo si sono scagliati la Merkel e Sarkozy. Non mi sembra, sentendo e leggendo con attenzione alcune riflessioni che io condivido dell'onorevole Stefano Fassina, che a vostra volta in Hollande e nei socialdemocratici tedeschi si trovino degli sbocchi rispetto al nodo che abbiamo della crescita. Dopodiché ci litigheremo fra di noi su questi casi o sulle coperture, ma non ci rendiamo conto che stiamo vivendo un dramma alla fine della quale noi possiamo uscire molto male. Vi ringrazio. Grazie. Chiede ora di intervenire il deputato Gennaro Migliore. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, colleghe, colleghi, signori del Governo, signora Ministro. Noi abbiamo chiesto ed auspicato un suo passo indietro. Lo abbiamo fatto sulla base delle risultanze che ci sono pervenute dalla stampa e abbiamo chiesto questo passo indietro con la pacatezza e con la determinazione di chi è convinto che questo sia ciò che è più utile al nostro Paese. È ancora in tempo per farlo, ha anche questi ultimi minuti per prendere questa decisione, perché noi sappiamo quali sono i drammi e i problemi che in questo momento attanagliano il nostro Paese e il livello di civiltà, che si misura in primo luogo nel momento in cui si custodiscono le vite dei detenuti, che a quel punto diventano essi stessi parte integrante della responsabilità dello Stato. Sappiamo dell'abuso della carcerazione preventiva, dell'illegalità e della inumanità della condizione carceraria. Però mi lasci dire che circoscrivere, minimizzare, come lei ha fatto e come hanno fatto altri suoi autorevoli colleghi di governo e di questa maggioranza, non serve e non fa un buon servizio al prestigio delle istituzioni. I rapporti di familiarità e l'incresciosa dichiarazione di disponibilità nei confronti della famiglia Ligresti, nonché la critica che è risuonata con il non è giusto riferita all'azione della magistratura, non possono essere accettabili e noi non le accettiamo. E non pensiamo che siano state esaustive le sue dichiarazioni rese anche oggi. Non bisogna in alcun modo accentuare neanche la percezione che vi possa essere una giustizia di serie A e di serie B. Eppur riconoscendo, come abbiamo fatto in altri casi, che il suo non è stato un interessamento unico o episodico, non penso che questa sia una vicenda che possa essere messa tra parentesi. Le sue lunghe e durevoli amicizie appartengono alla sua sfera privata, ma le amicizie della ministra Guardasigilli riguardano tutti. Noi pensiamo che questa familiarità non sia con un'importante famiglia. Queste di tutte le sue dichiarazioni mi ha anche un po' ferito rispetto a quanto bisognava dire a questo Parlamento, ma con una famiglia che è una consorteria nota alle cronache giudiziarie e in quanto tale non è una relazione normale e normalmente amichevole. I Ligresti non sono un'importante famiglia. In questo momento sarebbe grave considerare l'importanza delle famiglie a seconda del loro reddito e del loro patrimonio. L'importanza delle loro famiglie è data dalla dignità con cui si presentano nella sfera pubblica. E poi c'è stata un'evoluzione politica, purtroppo non inedita per questo governo. Dopo la blindatura e la salvaguardia del vicepresidente del Consiglio Alfano sulla vicenda Shalabayeva, oggi ci ritocca rivedere lo stesso film, o quasi, visto che in quel caso, pure gravissimo, che pure non ha ancora diradato le ombre sul prestigio internazionale del nostro Paese e sulla sua autonomia di giudizio, il PD non si era espresso con tanta nettezza. Io, vedete, rispetto, a differenza di altri, il dibattito interno al partito e non pronuncio
giudizi su quello che saranno le scelte che verranno fatte in questo Parlamento. Ma sinceramente, e ritengo anche risibili alcune argomentazioni che sono state qui portate sulle singole posizioni dei deputati e dei senatori del PD, ma questa è una vicenda drammatica per l'autonomia delle istituzioni e il loro prestigio, per l'autorevolezza delle istituzioni. E mi rivolgo proprio a lei, Presidente del Consiglio. Se, come appare sempre più evidente, le ragioni della sopravvivenza claudicante, giorno per giorno, con una legge di stabilità che non piace a nessuno, con dei provvedimenti che vengono cambiati continuamente, con le bocciature, i rimandi ad altre sedi, vengono prima del rapporto con vicende tanto drammatiche, se vengono prima di un discernimento libero ed autorevole delle forze politiche, costrette anche, a rispondere ad un malinteso senso di responsabilità, dal mio punto di vista sicuramente non necessario in questo caso, se viene a cadere il rapporto causale tra maggioranza e governo, ed è il governo che giustifica l'esistenza della maggioranza, non la maggioranza che giustifica l'esistenza del governo, vuol dire che il potere esercitato dal suo governo è fuori controllo. È fuori controllo. E questo è preoccupante. Non nella forma che viene mantenuta, e lei su questo ovviamente è capace di farlo, ma nella sostanza. Chi comanda qui, verrebbe da dire, essendo noi una democrazia parlamentare e non a cancellierato o presidenziale? Chi comanda qui? Cosa accadrà quando tra un mese si dovranno affrontare i provvedimenti e sarà insediata la leadership nuova del PD, visto che chiunque vinca nelle primarie del PD, i tre candidati si sono espressi nel modo che sappiamo, come ha qui ribadito anche il collega Verini? Vede, noi non solo non ci accudiamo, ma siamo disgustati dalle argomentazioni che usano le mezze parole, magari per dileggiare una patologia grave come quella dell'anoressia, che noi consideriamo una patologia grave e un segno di profondo maschilismo quello che è stato esercitato nel corso di queste settimane nel volerla rederubricare come una sorta di vizio da ricchi e viziati. Così come abbiamo assistito, inquietanti, e mi dispiace che il collega Molteni l'abbia qui ribadito, al pedinamento di una persona in piena libertà, in questo caso la signora Ligresti, perché doveva essere braccata allo shopping. Ma il punto non è questo. Noi, lo dico a Cicchitto, all'onorevole Cicchitto, sappiamo discernere. E siccome non possiamo accettare nessuna autocensura dovuta ad una specie di idea del siamo tutti uguali, reagiamo anche alle parole infamanti e immotivate che sono state scritte e pronunciate persino da un vicepresidente di questa Camera nei confronti del nostro presidente Nichi Vendola. E non per questo staremo zitti quando noi ravviseremo le questioni della incompatibilità con l'ufficio ministeriale. Non si tratta quindi di abbassare il livello di guardia, ma di alzarlo, perché la legge non deve essere ingiusta per tutti, ma deve essere giusta per tutti. E per questo mi rivolgo a lei, Ministro, non è in questo momento nelle condizioni di garantire né la serenità né la coesione di un Parlamento che in maniera pubblica, anche se non attraverso un voto, le ha manifestato il disagio e la sofferenza a vederla lì. Quando ha detto che non sarà un ministro dimezzato, a cosa si riferiva? All'esercizio formale di respingere una mozione delle opposizioni? Perché se è così è poco. E noi dovremmo essere chiamati ad affrontare invece dei provvedimenti indispensabili che lei giustamente ha anche indicato a livello europeo. E in più quelli che sono stati richiamati dal messaggio del Presidente della Repubblica, che noi vogliamo abbia una risposta e che non si usi la polemica su di lei per impedire che si facciano le azioni che servono per riportare legalità e giustizia dentro le nostre carceri. Ed è per questo che noi abbiamo ovviamente la stessa
preoccupazione di Luigi Manconi, non sulla sua figura, ma sui provvedimenti che dovranno essere portati avanti. A noi interessano quei provvedimenti e pensiamo che bisogna rispondere alle prescrizioni della sentenza Torreggiani. Lei però non ci garantisce, non garantisce né noi, né il Parlamento, né l'opinione pubblica. E a partire anche da quell'opinione pubblica più democratica, che ha più a cuore le cose che anche lei positivamente ha portato avanti, come la messa alla prova e il decreto svuota carcere. Noi, come evidente, non condividiamo le motivazioni della mozione che solo per una questione tecnica non possiamo presentare a nostra volta, perché ci vogliono 63 firme e noi siamo 36 in questo gruppo a poterlo fare. Però voteremo convintamente per il dispositivo che prevede l'unica cosa ragionevole da fare, cioè che questo Parlamento le tolga la fiducia. Grazie. Grazie. Ora è iscritta a parlare la deputata Adriana Galgano, prego. Grazie Presidente, grazie Ministro per l'esauriente esposizione. Allo stato delle nostre conoscenze, i fatti riportati testimoniano una volta di più l'assenza di qualsiasi sua responsabilità nella vicenda che la vede coinvolta. Certo che i cittadini, in questo momento così difficile per la vita del Paese, chiedono ai politici comportamenti rispettosi del ruolo e trasparenti anche in conversazioni private.